Buongiorno ragazzi. Allora, oggi vi spiego il decimo canto della Divina Commedia. In realtà ne saltiamo alcuni, siamo passati quindi, passiamo dal sesto canto al decimo obbligatoriamente vi devo riassumere quelli intermedi. Nel settimo e nell'ottavo Dante e Virgilio attraversano altri due cerchi, il quarto, quello dei prodighi e degli avari, e il quinto cerchio con gli iracondi e gli accidiosi. Dopodiché arrivano alla palude Stigia e attraverso questo fiume, perché poi il fiume lo Stigia è un fiume, arrivano alle porte della città di Dite, alle mura della città di Dite, questa città infernale, dove devono, prima di poter accedere, però attendere l'arrivo del messo celeste. Quando questi arriva, entrano appunto e vedono una grande pianura ricoperta di tombe, vengono definite arche, scoperchiate, dalle quali poi usciranno alcuni dannati per parlare proprio con Dante in questo decimo canto. Si tratta degli eretici. E in particolare qui noteremo l'incontro con Farinata degli Uberti, capo della fazione ghibellina, ma vissuto una generazione prima di Dante, e poi l'incontro con Cavalcante dei Cavalcanti, il padre di Guido Cavalcanti, poeta dello stilnovismo, poeta amico, molto amico di Dante. Ma capiremo poi pian piano la funzione narrativa e l'importante ruolo che hanno questi personaggi, ma soprattutto Farinata nell'ambito del canto e possiamo dire in generale della cantica. Allora, procediamo con le prime terzine. Or sen va per un secreto calle tra il muro della terra e i martiri, lo mio maestro e io dopo le spalle. O virtù, somma, che per gli empi giri mi volvi. Cominciai, come a te piace, parlami e soddisfami ai miei disiri. La gente che per gli sepolcri giace, potrebbe si veder, già son levati tutti i coperchi e nessuna guardia face. Quindi Dante introduce questo canto con un tono abbastanza pacato, moderato, a tratti elevato, come notiamo nell'apostrofe a Virgilio. Dove vediamo proprio una volontà di ingraziarsi come al solito il suo duca, il suo maestro, con questa apostrofe anche un po' una captatio benevolenze, perché c'è Virgilio viene definito tramite la perifrasi virtù somma che per gli empi giri mi volvi, e anche questo volvi che significa mi porti, mi conduci, che è un latinismo, contribuisce a dare un tono elevato al discorso. Chiede quindi Dante di poter vedere chi giace in questi sepolcri, perché li vede già appunto scoperchiati e non c'è nessuno a far da guardia. E quelli a me, tutti saranno serrati, quando di Iosafat qui torneranno, coi corpi che lassù hanno lasciati. Suo cimiterio da questa parte hanno, con Epicuro tutti i suoi seguaci, che l'anima col corpo morta fanno. Però, alla dimanda che mi faci, qui in centro satisfatto sarà tosto, e al disio ancor che tu mi taci. Quindi Dante si è rivolto a Virgilio e Virgilio gli risponde dicendo che queste arche, queste tombe saranno tutte chiuse quando poi torneranno dalla valle di Giosafat, che si trova vicino a Gerusalemme e che la tradizione ritiene sia il luogo dove avverrà il giudizio universale, dove Gesù si ritroverà davanti tutta l'umanità per dividere i giusti, e quindi quelli destinati alla beatitudine eterna, dai dannati, a quelli destinati alla dannazione infernale. Quindi saranno tutte chiuse quando torneranno qui dopo il giudizio universale con i corpi che hanno lasciato quando sono morti in vita.
E hanno il loro cimitero qui in questo girone, tutti i seguaci di Epicuro insieme a Epicuro stesso, che hanno ritenuto l'anima morta con il corpo. Questo è un riferimento naturalmente ai dannati che si trovano in questo girone, ma va precisato che c'è qualcosa di anacronistico naturalmente nel immaginare che Epicuro e i suoi seguaci possano essere definiti eretici nel senso proprio del termine. Non è un'eresia l'epicureismo nel momento in cui non ha potuto conoscere la religione alla quale le eresie solitamente si contrapponevano, quelle definite eresie, si contrapponevano, cioè la religione cristiana, essendo Epicuro un filosofo vissuto e che ha operato e vissuto molti secoli prima di Cristo, diversi secoli prima della nascita di Cristo. Quindi dobbiamo però capire che questa è una percezione proprio di tipicamente medievale, anche un po' un'antonomasia se vogliamo, quindi riferire a Epicuro, far riferimento a Epicuro come colui che in qualche modo è stato il primo forse a dare un'idea eretica dell'immortalità dell'anima, della presunta immortalità dell'anima, cioè a negare questa immortalità dell'anima e a ritenere che quindi come finirà il nostro corpo in quanto materiale finirà anche l'anima stessa. Però, dice Virgilio, subito qui in questo girone io soddisferò la tua domanda e soddisferò anche la curiosità che ora ancora non mi hai espresso. E questo sappiamo che Virgilio lo ha fatto già in altre occasioni, in altre circostanze finora, cioè ha preceduto Dante nelle sue curiosità e nei suoi dubbi. Ed io, buon duca, non tegno riposto a te mio cuor se non per dicer poco, e tu mai non purmo a ciò disposto. O Tosco, che per la città del fuoco vivo ten vai così parlando onesto, piacciati di restare in questo luogo. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio, alla qual forse fui troppo molesto. Allora, nella prima terzina c'è la risposta di Virgilio che in qualche modo sta dicendo a se stesso, ma anche alla sua guida, di sapere bene ormai, dopo le precedenti esperienze, che non deve fare troppe domande. Anzi, nel terzo canto, proprio dopo un momento di incalzanti domande da parte di Dante, dopo essere stato quasi assillato da queste domande, Virgilio gli aveva appunto lo aveva redarguito in qualche modo, e potete notarlo ai versi 76-81 del terzo canto. Dopodiché Dante ritiene, capisce che deve limitare le sue parole a poche, insomma deve ridurre le sue parole, perché tanto Virgilio conosce sempre quel che è nel cuore del suo discepolo, conosce sempre anche i suoi dubbi e le sue perplessità e gliele può quindi soddisfare prima ancora che siano espresse. Alla terzina successiva, quindi al verso 22, invece prende la parola, così potremmo dire quasi ex abrupto, un altro, un interlocutore che d'ora in poi sarà al centro, campeggerà proprio come protagonista assoluto in questo canto. Si tratta di Farinata degli Uberti, che non ha bisogno di presentazione, ma del resto neanche Dante, non c'è stata la mediazione che di solito c'è tra Virgilio, il suo discepolo, appunto Dante, e i dannati dell'inferno, perché è Farinata stesso, grazie alla sua dimensione, alla sua statura morale, che può presentarsi da solo, e del resto ha riconosciuto in Dante, nel suo nella loquela fiorentina, un concittadino. E quindi lo chiama subito con questo appellativo di Tosco, Toscano, o Toscano, che nella valle dell'inferno, nel regno infernale, te ne vai vivo, parlando in modo così dignitoso, possa tu restare in questo luogo, quindi degnati di soffermarti in questo luogo. Il tuo modo di parlare, il tuo accento rende evidente, rivela appunto che tu sei nato da quella stessa, in quella stessa nobile patria, appunto Firenze, città alla quale forse io risultai troppo ostile, troppo fastidioso. Subitamente questo suono uscio d'una dell'arche. Però m'accostai temendo un poco più al duca mio, ed el mi disse: volgiti, che fai? Vedi là Farinata che si è dritto, dalla cintola in su tutto il vedrai. Io aveva già il mio viso nel suo fitto, ed el s'ergea col petto e con la fronte come avesse l'inferno a grandi spitto.
Quindi subito uscì questo, appunto, vi ho detto ex abrupto, uscì questa frase dalle tombe, fu proferita, e quindi per questo, perciò, dice Dante, io mi accostai un po' per la paura, mi accostai di più, mi avvicinai alla mia guida. Ed egli mi disse, girati, che fai? Rivolgiti, vedi che Farinata si è levato dritto, si è drizzato, lo vedrai appunto emergere dalla vita in su. Questo dato fisico, poi a quale si aggiunge anche la specifica, del verso successivo, di due versi dopo, quando dice si ergea col petto e con la fronte, cioè la descrizione appunto del modo in cui Farinata si mostra uscendo da questa tomba, da questo sepolcro scoverchiato, non è una notazione che deve lasciarci indifferenti, poco significativa, ma anzi vuole stare a significare che quelle sono le parti importanti del corpo, dalla cintola in su, quindi la mente, gli occhi, sede delle emozioni, il petto appunto, sede delle emozioni e anche della ragione. È già un essere superiore, già per come ci viene appunto presentato. Vi ho detto della sua tempra morale, della sua altezzosità e della sua fierezza. E poi parleremo anche meglio della critica letteraria, di come la critica ha interpretato anche in modo vario nel corso dei secoli del tempo, l'atteggiamento mostrato da Dante di ammirazione nei confronti di questo dannato. Io avevo già il mio viso, il mio sguardo tutto rivolto al suo, ed egli appunto si ergeva, si innalzava col petto e col viso, quasi come se l'inferno per lui gli fosse fastidioso, come se avesse disprezzo per l'inferno. E questo appunto, in questo vediamo la fierezza del personaggio. E l'animose man del duca e pronte mi pinser tra le sepolture a lui, dicendo: le parole tue si inconte. Com'io al piede della sua tomba fui, guardammi un poco e poi, quasi sdegnoso, mi domandò: chi fuor li maggior tuoi? Quindi a questo punto Virgilio, con mani animose, cioè piene di buona volontà e di incoraggiamento nei confronti del suo discepolo di Dante, lo spinsero appunto tra quei sepolcri verso l'anima dannata che aveva parlato, il dannato che aveva parlato, dicendo: le tue parole ora siano quelle giuste, insomma, siano adeguate. E dice Dante che appena arrivò alla tomba di Farinata, lui lo guardò un poco e poi, quasi pieno di sdegno, di fierezza e di distacco, gli domandò, non gli chiese della sua identità. Notate questo, la maggior parte delle anime dei dannati che abbiamo incontrato finora chiedono a Dante chi sia lui e a quale titolo possa essere qui presente e vivo nel regno dei morti. Ma Farinata gli chiede subito degli antenati, quasi a creare una distanza generazionale, perché in effetti Farinata è vissuta una generazione prima rispetto a Dante, come a volersi rapportare non più con un giovane che vede come minor portatore di valori, insomma, meno all'altezza di poter parlare con lui, ma si vuole rapportare con gli antenati di Dante. Chi fuor li maggior tuoi? Quindi chi furono, e questo è un altro latinismo, i tuoi antenati? Giriamo pagina. Io che era d'ubbidir desideroso, non gliel celai, ma tutto gliela persi, ond'ei levò le ciglia un poco in suso. Poi disse, fieramente furo avversi a me e ai miei primi e a mia parte, sì che per due fiate li dispersi. Sei fur cacciati, ei tornar d'ogni parte, risposi lui, l'una e l'altra fiata, ma i vostri non appreser ben quell'arte. Qualche critico ha evidenziato l'aspetto quasi teatrale di questo canto ed è qui che in effetti si esplica meglio, in questa scena, in questa scenetta anche potremmo dire, in cui c'è un rinfacciarsi a vicenda da parte di Farinata e con la risposta di Dante, con la sua replica appunto anche da parte di Dante stesso, delle colpe e dei demeriti. Quindi io che ero desideroso di ubbidire, non glielo nascosi, cioè non gli nascosi chi fossero i miei parenti, i miei genitori, i miei antenati, ma glielo rivelai e egli levò lo sguardo un po' su, sempre questa fierezza. Poi disse: furono avversari assai fieri,
miei e dei miei antenati e di tutta la mia fazione, così che per due volte li dispersi, e fa riferimento alle lotte tra Guelfi e Ghibellini e alle due battaglie, una del 1248 e l'altra famosissima, battaglia di Montaperti del 1260. Ma la risposta di Dante non si fa attendere, dice: se essi furono cacciati, cioè i Ghibellini, però tornarono, cioè i Guelfi appunto, scusate, se furono cacciati i Guelfi però tornarono, risposi io, sia l'una che l'altra volta, e i vostri invece, cioè i Ghibellini, quest'arte di ritornare vincitori non l'hanno appresa.